chi è capace di avere una consapevolezza di ciò che fa, e lei secondo me ce l'ha grande, è un artista. Rimani stupito perché le fotografie comunque rimandano a qualcosa d'altro. E c'è profondità in quello che fa, non c'è dubbio su questo. Sono una sorpresa tutte le volte che la guardo, che le guardo. Lei fotografa finché non arriva allo scatto, come fanno i grandi sostanzialmente. E lo scatto è quello giusto, si ferma quando trova il punctum, cioè quando trova il punto emotivo in cui l'energia della sua foto è pienamente carica. L'Aletti sicuramente vede la realtà con occhi diversi dai nostri. Ci mostra qualche cosa che noi non sappiamo vedere. Sono Mourinho Maria Tizia, e 23 anni, e sono nata qui a Pesaro. Io amo fare foto, sono bellissimi i posti, perché mi ha insegnato mia sorella, ho proprio 10 anni, no? E dopo ho insegnato mio babbo, mi ha aiutato con la macchina foto grande. E qui c'è Letizia Morini, che giovanissima ha iniziato a fare un percorso da artista, che poi lei sia speciale. Questo rende tutto, come ho detto adesso, ancora più speciale. Letizia è un mistero. Io penso che la Leti, con la macchina fotografica in mano, è come se partecipasse alla realtà. Viene reso sacro l'istante, il particolare. Sacro, cioè, reso in qualche modo altro da ciò che è. Perché Leti ti fa veramente mettere a nudo quello che sei e la sostanza delle cose. Quello che la colpisce, non so che cosa sia, però ecco, sicuramente un dato della realtà che le piace e che basta all'attimo stesso. Ci costringe a fermarci in qualche modo e a cogliere un trasalimento della natura, oppure il punto morto del mondo di cui parla Montale nei Limoni, in cose che non ti aspetteresti, una cicca di sigaretta, un barattolo semivuoto di aringhe, che è una delle mie foto preferite, queste boe sospese, quasi scomparse, insomma, tutto diventa potentemente metaforico, ma la cosa che mi piace molto e che ne fa, secondo me, un artista, è che non è mai casuale. È un dono. Io sono uno fortunato. Letizia è come se fosse un sacchetto di tè. Tu lo vedi, è una cosa piccolina, ma se metti acqua calda, cioè passione, lei crea una roba incredibile.